Allora, ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Immortals Fenyx Rising. Continuiamo a dare una mano ad Atena. Abbiamo iniziato, insomma, anzi, abbiamo iniziato. È già da un paio di episodi che abbiamo iniziato a dare una mano ad Atena. Tant'è che. No, ho sbagliato menu. Io mi sono messo così poiché la mappa. Praticamente questa seconda mappa del bosco di Cleos l'ho esplorata per bene. Ho praticamente preso tutto ciò che ci mancava, comprese qualche sfida, la sfida della Lira. La sfida della Lira ho completato anche quella della mappa precedente, riuscendo a trovarla. Le uniche due cose che ho lasciato indietro sono questa sfida. Della solita sfida di corsa che non riesco a completare. Nonostante ho messo l'abito che ci dà più 2 di resistenza, non riesco a completarlo. Dico, vabbè, lasciamola da parte, la farò più avanti. E questa sfida di costellazione, questa l'ho lasciata. Qua la situazione non si è risolta, ho proprio sterminato ogni genere di creatura. In quest'area, non solo dove dice lui, proprio tutta la zona, ma niente. Quindi, boh, o si è buggata la missione, oppure manca qualcosa che non ho ben capito. Comunque, per adesso la mettiamo da parte, sta missione. Ogni tot proverò io a vedere se si sblocca qualcosa. Qua adesso è dove andremo, perché ho scoperto una specie di boss, insomma, nemico particolare che adesso batteremo insieme. Come dicevo, stiamo dando una mano ad Atena. Abbiamo ricevuto tutte e tre le benedizioni da parte di Atena, che puntano tutte sull'arco praticamente. L'ultima. Il tiro di Atena colpisce fino a 3 nemici con il fulmine sul colpo. Il fulmine infligge 25% di danni extra. Beh sì, insomma non è male, nel senso meglio avere qualcosa in più che in meno, però l'arco non è proprio la mia arma principale. Mentre esploravo in giro, appunto, ho trovato questa armatura che sto indossando, però ne sto indossando solo l'aspetto, diciamo, perché l'armatura in sé è sempre questa qua, quella blu. Che è davvero la più utile finora, quella che ci fa recuperare vita. Anche questa ci fa recuperare vita, però deve andare a segno, diciamo, tutto un più combo. Dice recupera il 70% di un segmento di salute raggiungendo un nuovo livello di combo. Cioè tu fai una combo, poi ne fai un'altra e a quel punto, quando la concludi, ti ricarica il 70% di un segmento. È tanto, però io spesso attacco magari una o due volte, poi mi interrompo. Quindi no, non va bene per noi. Però esteticamente non è brutta. Anzi, ho trovato anche il proprio set completo, che il casco sarebbe questo qua. Però no, dai, è troppo futuristico così, vabbè. Comunque, no, il casco poi comunque alla fine ho deciso di toglierlo, anche se ne ho trovato uno. Questo stava bene con la vecchia armatura, però vabbè, stiamo anche senza, toh. Cos'è che mi se... Ah sì, ok, avevo preso in uno scrigno di notturno un altro frammento di mezzanotte. E credo basta. Questo abbiamo preso insieme, molto utile. L'attacco di fosforo che ti ricarica la vita. Molto utile. Quindi adesso direi, facciamoci sto boss. Dopodiché torniamo alla base, ci potenziamo. E poi finiamo di aiutare Atena prendendo la sua essenza. Ho cambiato le ali, che forse queste ali meccaniche stanno meglio con l'armatura. Ma così, ogni tanto cambio, come si può ben vedere. Col fatto che fosforo ci cura, anche di pozioni ne sto usando molte meno, e mi sa che arriverò ad accumularne parecchie, anche di risorse, penso. Ecco, luogotenente. Aspetta, è apparso per 2 secondi il nome.
o cipette alla lesta. Non deve essere forte, però mai dire mai. Vediamo. E infatti va piuttosto in stordimento piuttosto facilmente. No, questo ok. Vieni qua. Facciamo così. Se vieni più avanti, così io magari non cado giù. Poi ti rifletto i colpi. Ok, dai che tra poco è stordito. Ok. Gli facciamo parecchio male. È schivato. Più resistenza un attimo. Porca. Colpito velocemente. Ecco. Prendo con fosforo. Solo perché voli, che non ci arrivo, se no. Ok. Beh, aspettiamo un attimo. Era quasi morto. Dai, avvicinati. Avvicinati su. Bravo. Ancora un pochettino. Oh, no, è andato giù. Ah, no, ok. Boh. Sconfitto. Ok. Va bene, benissimo. Quindi direi come è ottenuto ali della terribile. Si dice che queste ali contengano il dolore di una splendida donna trasformata in una ripugnante gorgone. Ah, ale acide. Particolari. Quasi quasi. Ma sì. Vediamo. Si vedono poco, però. Sì. Se anche queste forse stanno bene con l'armatura. Allora. Andiamo qua. Passo, sì. Purtroppo il problema, come sempre, non si è risolto, ma del bug audio, diciamo. Ma secondo me, finché non passano le feste, aggiornamenti non ce ne saranno in merito. Sai, penso quindi che staresti bene senza tutti quei capelli sul volto. È solo una forma temporanea, Afrodite. Ricorda che se vuoi essere presa sul serio, l'aspetto è molto importante. L'aspetto non è importante, è la mente che conta. Ma sì, certamente. E la tua, in modo particolare, può fare delle cose meravigliose. Beh, grazie. Ma il volto è lo specchio dell'anima, o qualcosa del genere. Se ti senti potente, sei potente. Immagino sia vero. Lascia che ti insegni a farti le trecce, ti cambierà la vita. Sarà divertente! Ottimo! Poi faremo inventare a Efesto il tosa erba, così penseremo a quelle sopracciglia. È vero che c'era Atena qua. Senza la mia essenza non potrò preparare un piano. Va bene, allora aspetta. Prima... salute a 8, ok. I fulmini non mi ricordo se ne ho un numero giusto.
No, non ne ho, ne ho 5, ne mancano 3. Ah, però vediamo se per caso... Oh, scusate, ho sbagliato tasto. Se per caso... Ah sì, ecco qua, ok. Qui, qui ci danno un fulmine. Torna alla sala degli dèi. Qua ci danno un'altra... Ah, sconfiggi i luogotenenti, ok. Pompe funebri. Tieni i frammenti di metallo colato. Ah, ok. Completa le sfide mitiche costellazione. Nemici. Sconfiggi i nemici. 80 nemici. Vabbè, ok. Qualcosina ci ha dato, dai. Nuovo aspetto. Spada della pace. Questo. Forse non è la pace che stai cercando, ma usare questa spada è un buon inizio. Ah, è rossa. Vabbè. Sì, dai. Fulmine di Zeus, 1. Ok, quindi dicevo, vediamo quale abilità. Monete più 4. Hai un po' di elettro da spendere. Basta. Ambrosia più 1. Ok. Boh. Va bene, va bene. Allora, guardiamo i poteri. Guardiamo i poteri. Scatto di Atena caricato. Che è un'onda d'urto che infligge 145 danni. 4... magari. Sì, dai, prendiamo questo. E aumenta i danni del 10. Potenziamo lo scatto. Oh. Ah no, potenziamo l'Iradiares. L'Iradiares. Stordimento 3492. Già è forte. Di radiare scaricata. Così sarebbe ancora più forte, dai. Ok, con 4. Credo non ci sia nulla da 2. No, questo l'ho già preso. Aspetta. No, a parte che no, no, non c'è nulla da 5. Da 5, no. Va bene, dai. Abbiamo potenziato l'ira di Ares e potenziato lo scudo, va benissimo. Qui niente, le pozioni, vediamo se... crea max. Crea max. Qua è già al massimo, qua crea max. E potenziamo, 28 ambre dorate. Aumenta i danni, aumenta la difesa. Questo qua è 14. Aumentiamo i danni, no, aumentiamo i danni. 20. E con 8. Con 8. Ma 4, sì, infligge 200 danni ai nemici che attaccano. Va bene, dai. Questo e ho... Cosa da 4? Recupera il 5% di salute. 5% di un segmento di salute sul colpo. Sì. Ah no, l'ho già presa questa. Ok, l'ho già presa. Questa no, max 7. Ah, solo questa posso prendere. Però non è che mi interessava molto. Quindi niente, risparmiamo. Così va più che bene. Ok, direi che ci siamo. Possiamo dirigerci. Ripasso al... Ecco. Control. Dirigerci al... Qua. Al tempio... No, era il tempio di Atena, non mi ricordo. Santuario di Atena, ok. Qui c'è anche un'altra cripta che era bloccata. Adesso vediamo se per caso si è aperta la porta. Allora, quella è la cripta, ok. Questa qua, 200 metri.
Da dentro. Eh no, è ancora chiusa. Qua, io c'ero stato durante quell'episodio che si è buggato praticamente, ha avuto problemi tecnici. E la cripta ovviamente è dentro, però come porta c'è solo questa. Io qua intorno non ho visto neanche, non c'è niente che stia a indicare un enigma o qualcosa. Provo a deforestare un po', ma non c'è nulla. O si sblocca dopo che io ho recuperato l'essenza di Atena, o non lo so. Perché qua è chiuso e qua si vede. Non mi sembra di vedere nessun altro accesso. Anche in prima persona. Vabbè, ci sono le icone, togliamole, ma non mi sembra di vedere altri accessi, nemmeno dal tetto. No. Non lo so. Va bene, facciamo la cripta principale, dai. Ho avuto l'intuizione giusta che bisognava andare avanti con la storia per far sì che si sbloccasse. Vediamo un po'. Ok, qua c'è qualcosa. No. Vasi da rompere. Eventualmente. Ah, non ho potenziato le armi. Vabbè, fa niente, lo faremo dopo. Ho saltato completamente le armi. Ero concentrato su altro. Vabbè, tanto va bene anche così, non è che siamo proprio deboli. Non ho neanche guardato. Forse qualcosa potevo potenziare. Vabbè. Sembra bella grossa questa. Atena che combatte con Tifone. Cripta di Atena. Ok. Anche qui c'è gente che è stata petrificata. Qua ti danno la vita. Ma c'è uno scontro qui forse. Mi sembra un largo spiazzo. Cos'è questo? Sono legati. Facciamo così. Ma aspetta. Metto qui. Lì è vabbè. Gli eroi non bastano. Lì va bene, ma questo qua manca. Cioè. E non basta il mio peso, ci vuole quello, ma così porto. Come faccio? Ah, guarda. Solo risorse, no? Ambrosia, bene, bene, molto bene. Tanto poi magari dovrò ritornare per altro. Potenzierò le armi. Ah, ecco, ce l'ha. Allora. Questo lo lascio qui. Sì, ecco, sì, è un po' storto. Ok. Questo. Ah, quello non lo posso prendere. La barriera. Posso prendere questo. Però vabbè. Va qui. Vabbè.
Il cavo non l'ho capito. Cioè, non so, mi sembrava fosse tipo un indicatore della difficoltà, ma due pesi legati, non so. Vai, vediamo. Anche qua ci sono pesi legati. La statua di Atena è sola. È sempre stata accanto agli eroi. Anche loro dovrebbero esserci per lei. Questo... Ah, questo non si può... Non si può sollevare questo peso. Questo si sposta. In avanti e indietro e basta. Poi c'è il muro. Aspetta, prima di andare avanti. Ok. Peso minuscolo questo. Ma... Ah, è talmente piccolo che ok. Si può fare il doppio salto. Ok. E questo lo metto qua. Zeus, ascoltami invece di interrompermi. Devi fidarti di me. Ah, ho legato... Beh, spostando in avanti sta statua... Oh, aspetta, vediamo di qua. Oh, madonna, troppa corsa. Ah, con questo non c'è il doppio salto perché è più grande. Pesa un po' di più, però... Ok, lo metto qua. Ascoltami. Fidati di me. Lascia che ti guidi. Vabbè, la devo spostare in avanti, ok. Medusa l'imperiosa. La devo sconfiggere. Ovviamente. Non sarai mai un'eroina, Fenix. Fenix comprese che l'essenza di Atena era stata corrotta da Tifone. L'immagine nella sua egida, con i serpenti al posto dei capelli, aveva preso vita. È finito di teletrasportarmi, porca. Aspetta, gli respingo i proiettili, guarda. Ah, ecco, aspetta. Carichiamoci la vita. Spingerli tutti è un po' dura, aspetta. Anche perché spara raffica. No. Aia. Ma io ho fosforo, quindi ci sono problemi. Però cavolo, il fatto che si teletrasporta rompe. Ok, uno gliel'ho respinto. Un altro. Là. Ok,
E allora se ne respingi uno, hai il giusto tempismo, gli respingi tutti di serie, in serie, praticamente. Sono ricaricati la vita in maniera abbastanza tranquilla. Vediamo se spara. Vedi. Ok. Quasi, dai. Porca vacca. Ottimo. Andata, con i suoi stessi proiettili. Ok. Vediamo. Sono tre vie. Facciamo questa. Qua apparirà qualcosa. Madonna, quanti punti di salvataggio ci sono. Aspetta. Vediamo. Lì. Ok. Questo dove va? Dove lo devo piazzare? O andava semplicemente spostato? Boh. Aspetta, se... Vediamo, mi sposto. Ok. Vediamo lo... Oh. È andato giù. Ah, ok. Non si possono slegare. Aspetta che allora lo sposto meglio. Ok. Forse secondo me vanno solo spostati. Aha, bene, approfitto. Però se li butto giù non va bene. Perché poi torno al... Appunto, torno al loro posto. No, perché... cavolo. Aspetta. Ok, ci arriverò. No, no, non ci sono arrivato. Aspetta. Allora. Ah, qui è sparito. Fa niente, dove abbiamo comunque le cure, non c'è problema. Qua serve forse il doppio salto, quindi... Questo si può lanciare. Ah, si è rotto. Ok. Si è rotto. Ovviamente si è rotto perché è di legno. Fa vedere. Fa vedere giusto qua alla fine un attimo. Perché scusa, perché io devo spostare... Ah, ecco perché sì. Però se... Abbiamo visto, se lo rompo per tot secondi non c'è più niente. Dopodiché... Dovrebbe apparire, a meno che non appare perché ci sono io. Vediamo se mi sposto. Esatto. Esatto. E se faccio così? Aspetta. Metto la mia copia che rompe. Ah, vedi? Se metto la mia copia che rompe, non appare. Dammi, va. Però qui è bloccato. Anche di là è bloccato. Di là c'è un bello scrigno. Ok. Fulmine di Zeus. Ottimo. Ottimo. No, non appare nulla finché c'è il peso, diciamo.
la mia copia. Questo è buono. Però io vorrei capire come attivare quegli affari, i bracieri. A meno che sia, cioè, se io inizio a... Aspetta, fammi fare la prova. Se io così dal nulla... Ah no, beh, qua c'è un braciere. Se io metto qua, qua è libero in teoria. Se faccio così, passo dentro un anello, non si sblocca il braciere? Ah no, si sblocca, ok. Quindi uno è a posto. Qui però è bloccato, perché forse devo partire da lì. Ah no, devo andare in ordine magari. Devo andare in ordine. Aspetta. Qua c'è un anello. Allora facciamo una roba, una cosa alla volta. Nel senso, qua lo rompo, metto la mia copia. Attenzione. Aspetta. Aspetta. No, se io... Se io rompo tutte e due. No. Oddio. Rompo tutte e due. Ah, non faccio in tempo. Se faccio così... Scusa, aia. Ma scusa, perché là non si crea nulla e invece qua sì? Sto facendo male. Sto facendo del male. Allora potrei far vedere, c'è anche quello. Anche qui c'è. Questo. Vediamo se riesco a spostarlo. Aspetta che non vedo. Ok. Riesco a spostarlo qui. Vediamo. Si è rotto. Ma proprio, cioè, non c'è modo di... Qua sono sul bordo. Ok, più di così. Eh no, è grande comunque. Ma guarda te. Grande. Aspetta, se io dunque il braciere è lì, fammi fare una prova. Un braciere è qua. Se io, anziché farmeli tutti gli anelli, vediamo se... Cioè, si sblocca l'ultimo braciere solo dopo quello. Cioè, che non è necessario entrare dentro tutti. No, infatti, sarebbe stato troppo facile. È un po' come imbrogliare. Però quello... Aspetta, però quello si è acceso, eh. Quello si è acceso. Quindi se io... Andiamo. Da qui. Quindi l'importante è... Ok. Non è prenderli... Ah no, vedi, ok. Ok, no, no. Bisogna prenderli in fila. Bisogna prenderli in fila. Ah, ecco. Possiamo fare una cosa. Allora, per risolvere questo, forse... Forse... Bisogna fare così. Eccoli. No. Un po' più indietro. Ok. Questo è risolto così. Ma qui non c'è spazio. E infatti, per quello dovrei romperlo. Fa vedere una cosa. Se ho col colpo caricato... Ah, ok, a posto allora, a posto.
Se il colpo caricato distrugge le scatole da qui, faccio prima il colpo caricato. No, più in alto. Ok, il tempo rallenta, quindi quello si distrugge. Ok, due. È possibile che io abbia sbagliato? No, sono gli altri ad essere in errore. E qua mi sa che la situazione si fa un po' più complicata. Vediamo, però forse anche no. Allora questo lo metto qua. Sì. Questo. Dove lo metto? Dove lo piazzo? Da nessuna parte. Oppure se provassi a girarlo così, ci sta qua. Un po' più indietro. Vediamo. Ci sta, perfetto. Ok, abbiamo il campo libero così. Ok. Allora. Così. Ah no, manca questo. Vabbè, quello... sì, non lo vedo. Come faccio a beccarlo? Ah, però, aspetta, attenzione. Aspetta, aspetta, aspetta. Non lo faccio in tempo, però fa niente. Va a fuoco, giustamente. Quindi io scocco una freccia così. Poi ne scocco subito un'altra. Intanto quello brucia e dovrebbe levarsi di torno. Vediamo. No. Troppo presto, troppo presto. Devo aspettare un attimino. Ok. Dai, che siamo passati. Alla guerra! Con la mia strategia sarà invincibile. Abbiamo risolto. Abbiamo risolto tutto. Ah, ecco. Mancano solo altri due eroi. Qua si sta abbassando. Tua madre e tuo padre volevano il meglio per te. Una vita semplice, in campagna, a dare alla tua famiglia. E invece morirai in quest'isola, da sola. Aspetta, aspetta, approfitto, ricarico la vita. Quindi tutto orni, Madonna, com'è andato su lo stordimento. Niente, fa niente. Bisogno della resistenza. Aspetta. Un attimo di pausa. Ok. Qua fa ancora. Ok. Vai.
Vabbè, basta parare. Ok. Schivato. Aspetta, colpo finale? No. Dove sei? Ma porca. Fatti prendere. Oh. E due. Ok, quindi vediamo l'altro eroe, cioè qui. Allora, si sale. Qua c'è un peso che andrà spostato, anche se lo sposto a prescindere poi. Ah no, però serve. No, serve. Sono salito prima. Serve come gradino. Anzi, così, ho capito. Perché sennò non ci arrivavo. Ok. Qua. Ah, eccolo lì. No. Così. Ok, aspetto che salga. Qua appare qualcosa. Soltanto io posso giudicare. Ok. Questo e questo non lo posso usare, però fa vedere, posso fare così. Dove devo portarlo? Guarda qua. Scusa, forse devo andare lì in alto. No, molla. Aspetta. Ok. Ok. Sì. Siamo arrivati. Altre cripte hanno fatto da allenamento per queste cose. Afrodite, quanto sei sciocca. Aspetta. C'è uno scrigno lì. Perché tanto devo tornare indietro? Quindi lo prendiamo magari dopo. Però mi devo ricordare. Questo lo spostiamo. Ok, dove va? Dove va questo? Aspetta, appoggialo qui un attimo. Ah, in teoria io lì ci arrivo. Vabbè, distrutto. Distrutto, Cioè, cosa serve? Io lì ci arrivo. Piccolissimo questo qua, quindi possiamo fare il doppio salto, perché dove lo devo portare? Ah, lo devo portare lì. Aspetta. Oh.
acceleriamo così. Ok. 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 Oh. Aia. No, si è rotto. Ah, non mi ha fatto niente però. Aspetta. Cioè, questo si rompe con un non nulla. Aspetta. Ma porca vacca. Dai, trasporta. Così accelero. No, neanche. Aia. Ah, mi ha schiacciato. Mi ha schiacciato malissimo. Prima sono passato. Ok. Un bel danno. Aspetta. No. Però non ho capito quello. Ma è solo un... Cioè, quello è solo per, diciamo, traviare. Perché è di legno. A me serve questo. Scusa, faccio così. Ok, faccio così. Boh, passo, ok. Aspetta che non... Aspettiamo un attimo. Va bello in alto. Ok. Sì, forse sti pesi piccoli alla fine che ti fanno, diciamo, trasportare pesi più grandi sono anche un modo per non obbligarti a prendere la possibilità di trasportare i pesi grossi. Se quell'abilità io non l'avrei presa, comunque sta cripta che è legata alla storia l'avrei potuta fare. Allora, qua ci sono due pezzi di legno e devo portarli semplicemente lì. Aspetta, ma io faccio così, guarda, così sta fuori dalla zona forse. Ah, per fare... No, no, per metterlo sopra, ho capito. Capito, però no, non vedo. Aspetta. Fare il doppio rialzo. Sì, dai, va bene anche così, sì. Esatto, così andiamo fino là. Ok. Ok. Voilà. Oh, siamo arrivati. Zeus, ascoltami. Lo sai che ho ragione. Allora, qua, ecco, andiamo, prendiamo lo scrigno e un po' di vita. Ok. Oh, attenzione. Attenzione. Monete di Caronte, va bene. No, guardo... Ah, di là ce n'è uno di scrigno, ok. Ok, spingiamo. Ok. C'è un eroe. Atena dovrebbe essere circondata da tutti e quattro gli eroi. E mo ci arriviamo. Vuoi prendere il suo posto? Forse hai ragione. No, ma
Ok. Ah, mia. Oddio. Madonna, mi ha trasformato quasi in pietra. Totale. Era protetta. No. Sto raggio mi rallenta di brutto. Fosforo. Ok. Preso. Questo mi becca sempre. Non fa molto danno, però rallenta. Da fastidio. Ok, vai. Ok. Manca poi l'ultima, immagino. Ultima statua. L'ultima parte di boss fight. Allora. Vediamo qua. È a tempo. Doppio salto, sì. Aspetta, ma scusa, ma... faccio così, non che lo devo portare da qualche parte. Quel peso fa vedere, va? Giusto per curiosità. Lo devo mettere qui, mi immagino che la mia copia non basti. Infatti, proprio manca un ciccinino. Ok, ci vuole per forza, va bene. Aspetta un attimo. Prendo questo. Mette di Caronte, benissimo. Ok. Allora. Questo. Ok. Aspetta un attimo. Ora faccio così. E lo appoggio, aspettiamo. Ok. Ok. Fermi così. Ok. Però tolgo. Aspetta, Efesto non è degno neanche di stare al mio cospetto. Figuriamoci toccarmi. Altezzosa, Altezzosa. Allora, qua. Vabbè, qua posso fare così, no? Allora un attimo. Ok.
aspetta. Adesso. Ok. No, porca vacca. Porca vacca, mi sono girato male. Stavo dicendo, faccio un attimo una pausa. Magari la resistenza. Aspetta. Allora. Così e qua ci siamo. Aspetta. Pensavo di farcela. Beh. E niente. Proviamo. Forse adesso, se vado diretto. Sì. Ok, allora. Occhio come mi giro, perché qui è un attimo. Niente pause. Aspetta. Ok. No, ce l'avrei fatta, ero troppo. Volevo essere prudente prima. Ok. Cosa aveva in testa Ares? Quel folle. Qui invece è duro, quindi posso. Ok, però posso. Ok, però secondo me devo comunque portarlo, quindi. Ok, facciamo così. Occhio, qui mi devo spostare. Qua possiamo fare un attimo una pausa, così non uso le pozioni. Allora, così. Qui? Ah. Ok. Bisogna mostrare la strada ai mortali. La mia strada. È la tua, infatti. Pezzosa. Ok. Siamo qui per te, Athena. Non devi essere sola. Insieme sconfiggeremo Tifone. Dov'è Medusa? Non puoi farcela contro l'oscurità. Hai ragione. Non posso farcela da sola. Ma tutti insieme ci sosterremo a vicenda. Non ho fatto nulla. Oh, ok, ho parato in tempo. Oh, male. Ok, dove sei? Ah, sei di pietra. Adesso non ti faccio nulla. E ora corro. Ah, mi ha preso. No. Ecco. Oh, l'ho schivato. No, dai, l'avevo schivato. Beh, l'ho schivato, però la mia. La pietrificazione mi ha comunque colpito. Ah!
sto. Ecco, parato. Ok. Quindi l'essenza è alla nostra portata. Perfetto, sto bello, dai. Stato bello come in quella di Afrodite. Ci sta che siano così complesse comunque, essendo importanti. Ok, bene, ho preso tutto. Vediamo se si è aperta l'altra. Io sta cripta non riesco a capire se... Andiamo da qua, se si vede. No, è sempre chiusa. Porca vacca. Vabbè, ridiamo l'essenza ad Afrodite, va? Ad Afrodite, ad Atena, scusate. Ok, io poi mi potenzio, quindi passo mouse e tastiera. E così okay. Mi sono trasformata in una bambina e tu invece sei identico al vecchio Hermes. Non è giusto! La vita non è giusta. Ma anch'io mi sono trasformato. Non hai visto? Ha! In cosa? In una bionda. È peggio di come suona. Una bionda, vabbè. Comunque, Atena. L'hai trovata? La mia essenza. Come avevamo pianificato. Sei pronta? Io... credo di sì. Saggia Atena. Dei e mortali saranno una cosa sola. Con il tuo consiglio ci condurrai tutti. Sì, ma non esagerare però, cioè non montarti la testa. Phoenix, sono tornata. Certo, avresti potuto metterci un po' meno, però. E quelle ali sono pericolosissime. I progetti di Dedalo sono scadenti e approssimativi. E a proposito di cose scadenti e approssimative, tu, Hermes... Ed eccola che comincia. Ha sempre qualcosa da dire. Ehi, Atena, sono felice che tu sia tornata, però magari... sì. Magari è ora che diventi un po' più giudiziosa con tutti questi giudizi. Sai, io ti ammiro davvero molto. Sei critica, ma anche saggia. Il più delle volte. Grazie, Phoenix. Insieme ripartiremo con un nuovo saggio piano. Ma possiamo ancora prendere a pugni Tifone, giusto? Phoenix imparò che giudicare, essere critici, anche testardi, non è sempre un difetto. Può anche dare la sicurezza di rifiutare un consiglio sbagliato. Magari avrei dovuto dare ascolto ad Atena più spesso, sì. Invece di provare ad avere sempre ragione. Forse anche il grande Zeus può sbagliare dopo tutto. Sì. No, non sto dicendo questo. Le mie decisioni sono tutte grandiose. Tu mi hai incatenato a una roccia.
Ho un'aquila che mi divora il fegato ogni singolo giorno. Lo so. E ride. Vabbè, ok, abbiamo liberato Atena. Vediamo. Fammi se... sapere se vuoi comprare qualche cosa. Non dice niente, non possiamo parlarle, no. Va bene, sì. Ok, vediamo qui. Ne ho di roba, in effetti. Anche se però costa. Urca le spade per l'ultimo livello 16.400. Pochissimo. Ah, e anche 9.50. Allora io aspetterei un attimino, perché sono vicinissimo. Così potenziamo le spade e poi non ci pensiamo più. Ci dedicheremo ad altro. Sì, dai, allora, vabbè, senza saperlo ho fatto la cosa giusta per prima, ok. Vediamo di qua invece, frecce, no, potenziamo le pozioni, anche se... Ok. Ok, non ci serve. No, le pozioni grazie a fosforo... Vediamo se non troverò altro di meglio. Io questa versione di fosforo la tengo fino alla fine. Mi ricarica tre segmenti di vita, cioè non è poco, eh. Anche perché poi comunque posso utilizzarlo spesso, quindi... In 30 secondi, anche meno. Anzi, sì, 30 secondi, magari 6 segmenti riesco a ricaricarli. Vediamo qua. Potevo. Sì, no. No, ne ho 7, scusa. No, no, non ne manca una. E qua? Qua sì, però, mi pare. Sì, è giusti, giusti, giusti. Perfetto. Ok. Ok, vediamo anche le abilità, che forse una la posso prendere. Forse. Ah, ne ho 8. Qualcosina sì, posso prendere. Volendo, però... Però magari no, perché... Prima prendiamo le cose che potrebbero essermi utili, tipo potenziare ulteriormente lo scatto... E basta, penso, perché... No, questo al limite, però questo... Sì, però potenziamo prima lo scatto e poi potenzio questo. Che controllo meglio... Che è la velocità qua, ok, della freccia di Apollo. Va bene, direi che la Valle dell'Atena Primavera è completa, almeno io, cioè mi puzza un po' sempre quest'isola che c'era solo un'ambrosia e uno scrigno mi pare e nient'altro, mi sembra strano, e anche questa, qua addirittura, no anche qua c'era una cripta e uno scrigno mi pare e nient'altro, boh. Sembra strano, non ci sia altro. Però io ogni tanto mi metto a scandagliare con la vista acuta la mappa. Più di così non ho trovato. Ecco, quindi diciamo che la mappa quella iniziale, rocce cadute, è completa. Perché poi sono tornato e ho preso lo scrigno che mi mancava qua. Valle dell'Eterna Primavera, diciamo che è completa, se non sbuca fuori qualcos'altro. Bosco di Cleos... Non proprio, perché mi manca sta cripta, che adesso andrò a vedere se si è aperta, non lo so. E se non si è aperta, boh, proverò a girare meglio la zona, che mi sembra veramente strano, perché è l'ultima, non ce ne sono altre. E sta missione che non sembra si sia bloccata, non lo so. E poi, ma io passerei magari in alto, andiamo a nord, Picco del Re. Andrei qua. Sì, poi così completando questa regione più a nord, poi scendiamo verso sud e ci teniamo la Tana della Guerra per ultimo praticamente. Va bene.